Bentornati al TG4, ve l'avevamo anticipato, c'è un'altra pandemia in Italia, per fortuna non colpisce gli uomini, colpisce i suini, ma è pericolosa soprattutto per le tasche di molti allevatori, per le ricadute economiche, la peste suina, guardate. E allarme peste suina in Italia. Dopo alcuni casi riscontrati in Sardegna e Mezzogiorno, adesso è il turno di Piemonte e Liguria. Il focolaio vicino ad Alessandria, che ha colpito alcuni cinghiali, ha spinto governo e autorità locali a intervenire tempestivamente. Una circolare del Ministero della Salute impone la macellazione immediata dei suini d'allevamento nel timore che il contagio si propaghi alla filiera alimentare e lo stop al ripopolamento nelle aree infette. Preoccupati per le ricadute economiche gli allevatori, che ricordano come per la peste suina africana sia escluso il contagio dagli animali all'uomo. Intanto i cinghiali continuano a scorrazzare e portare il loro virus per le campagne. Bisogna abbattere i cinghiali, ridurre drasticamente il numero. A rischio c'è una filiera che vanta 3 miliardi di fatturato annuo in allevamenti di suini ed esportazioni per 1 miliardo e 700 milioni di euro. L'espandersi della malattia potrebbe indurre a una sospensione delle esportazioni per un danno quantificabile in 20 milioni di euro per ogni mese di stop, secondo l'Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi, Assica. In pericolo, pur essendo sicuri, i prosciutti DOP e IGP, che da Parma a Norcia rappresentano il fiore all'occhiello del Made in Italy. Pesanti le possibili ricadute in termini di occupazione. Ogni focolaio potrebbe costare fino a 5.000 posti di lavoro perduti. Ma il caso della Sardegna, che è riuscita a debellare il virus grazie all'abbattimento di 300 capi, è un esempio che fa ben sperare. La Sardegna, per il lavoro fatto, merita davvero di poter rilanciare l'attività appunto dell'allevamento di queste carni pregiate, ma soprattutto di dar corso anche alle esportazioni attraverso la trasformazione della materia prima. Obbligo di macellare animali sani per cercare di frenare un virus che al momento ha colpito solo i selvatici. È uno stop alla commercializzazione della carne che suona come una beffa. Nei 114 comuni delle province di Alessandria, Genova e Savona, in cui sono state rinvenute poche carcasse di cinghiali infetti, gli allevatori contestano duramente le misure adottate per frenare la peste suina. E io non le macello, me le portano via, le portino via, boh. A me mi lasciano in pace. E vedersi a 74 anni, gente che viene a dirti, a dettare, a dirti in casa tua cosa devi fare, a distruggere quello che hai creato. Ci vuole tanta pazienza, che io ormai non ne ho più. L'emergenza peste suina sta già condizionando le abitudini dei consumatori della zona, con danno economico evidente per chi trasforma e commercializza la carne. La carne di maiale non ne mangia più nessuno. Noi da 20 kg di salsiccia alla settimana siamo già ridotti a 2 kg, che vada bene. Per cosa abbiamo lottato una vita noi, lo vediamo chiuso tutto, tutto un fallimento. Ma non solo, i boschi della zona rossa sono in lockdown. Ferma la raccolta di funghi e tartufi, vietate le escursioni a piedi e mountain bike. Insomma, anche gli agriturismo, i ristoranti e le strutture ricettive sono in allarme. Non veniamo da un periodo economico florido. Questi sono territori che hanno pagato pesantemente 24 mesi di Covid. Il rischio di andare a disarticolare un vero e proprio tessuto sociale ed economico di questa entroterra che stiamo cercando da anni di rilanciare potrebbe essere una vera bomba sociale.